i vendogliani comaschi si scoprono e scendono in campo non per partecipare, ma per vincere. Oggi è stato presentato il comitato comasco oppure Vendola, a sostegno di Nichi Vendola per le primarie del centro-sinistra che si terranno il prossimo 25 novembre. I lariani che sponsorizzano il governatore della Puglia hanno sottolineato più volte come Vendola abbia aspettato di concludere positivamente le sue vicende giudiziarie prima di candidarsi. Vendola non è solo un'alternativa politica, è anche un esempio di rettitudine, dice il comitato. Comitato che include molti esponenti di Sinistra, Ecologia e Libertà, a partire dal segretario comasco Vittorio Bernia, ma anche l'ex consigliere provinciale di Rifondazione Renato Tettamanti, alcuni sindacalisti della CGIL e un esponente di Giunta a Como, l'assessore all'ambiente Bruno Magatti. La proposta di Renzi è vecchia, senza elementi di novità. Al di là dei fuochi d'artificio, si tratta di politiche liberiste o neoliberiste, ha detto Giuseppe Calzati, portavoce del comitato. Su Bersani, invece, il dubbio è un altro. Sarebbe dovuto essere lui il candidato. Ma le iniziative di Renzi e della Puppato dimostrano che il PD è fortemente diviso al suo interno. Se Bersani fosse leader, sarebbe sottoposto a troppi condizionamenti.